Ciao a tutti ragazzi, io sono Simon Cinghetta Rosso ed oggi sono qui per commentare una partita molto bella come quella di ieri. Sto parlando ovviamente della semifinale di andata di Europa League. Ovviamente il big match, non mi metto di certo a commentare Marsiglia-Salisburgo. Sto parlando ovviamente di Arsenal-Atletico Madrid, gara che si è conclusa in pareggio 1-1. Risultato molto molto bugiardo. Io come sempre vi lascio il sondaggio per votare se il pareggio è meritato, ma penso che non ci siano dubbi perché chiunque abbia visto la partita ovviamente dovrà votare la vittoria dell'Arsenal, perché l'Arsenal ha dominato in lungo e in largo sul campo. L'Atletico è riuscito a reggere l'onda d'urto appunto dei Gunners e è rimasto in 10. Giustamente io non mi capacito di come certa gente possa dire che il rosso di Versalico è immeritato, è ingiusto, eccessivo. Il rosso di Versalico è netto. Nel caso il difensore, il terzino, avesse voluto evitare il contatto, magari lo pesta, ma lo toglie subito il piede. Invece Versailles lo sta alti 3-4 secondi, poi ci vive sulla caviglia di Lacazette. Lo pesta più volte, l'attaccante francese ex Lione ovviamente cade a terra, non fa neanche un'azione eccessiva, perché fosse stato un simulatore li avrebbe simulato ancora di più. Comunque lo stesso Lacazette riesce a sbloccare il match poi nel secondo tempo dopo un assedio incredibile dei Gunners e riesce a sbloccarlo di testa. Ottima incornata che si è rivelata vincente e che ha battuto Oblak, che oggi si è rivelato ancora una volta uno dei migliori portieri al mondo, perché quando costruisci una squadra solida, basata soprattutto sulla mentalità difensiva che deve saper soffrire, ti serve un portiere però che sia uno dei migliori al mondo, e Oblak lo ha dimostrato ancora oggi che lo è. Ha dei riflessi mostruosi, nel primo tempo già aveva salvato due volte l'Arsenal, un tiro a tu per tu, non mi ricordo, mi sembra con Ramsey, un tiro a tu per tu, la presa di piede però alla disperata, e poi nel secondo tempo all'ultimo sempre su Ramsey, sempre l'incornata vincente del Gallese, che l'incornata non vincente del Gallese, scusate, che il portiere sloveno ha deviato con la mano aperta. Veramente una parata sensazionale sotto tutti i punti di vista dell'aspetto tecnico del portiere, è veramente fantastico. E ora è fino al minimo del Paris Saint-Germain e forse anche del Liverpool, ma si merita tutti questi corteggiamenti perché è veramente fortissimo. Nel secondo tempo l'Atletico non riesce a fare quasi nulla, ma all'ultimo, negli ultimi minuti, un erroraccio di Kostelnik che regala di fatto il pallone a Griezmann, al suo connazionale, che poi supera Ospina perché gli tira praticamente addosso. Ospina si fa fare un tunnel, ma comunque devia il pallone e intercetta il tiro di Griezmann. Poi Mustafi scivola fantozzianamente, perché veramente è una scivolata, diciamo, mi ha fatto ridere quando è scivolata, ma quando è scivolato, ma sembrava quasi che potesse riuscire a riprendere il pallone. Infatti lo devia, ma il pallone entra ugualmente. Ora si avvia un'impresa all'Arsenal. Io non mi nascondo, ho simpatizzato l'Arsenal. Diciamo che in questa Champions, in questa Europa League oggi sono un po' sbandato, sono molto stanco. In questa Europa League tiferò con tutto me stesso Marsiglia. Se non dovesse vincere, non dovessero vincere i francesi, tiferò l'Arsenal. Perché veramente sono due squadre che mi sono molto simpatiche, soprattutto per Rudy Garcia al Marsiglia, e l'Arsenal mi sta simpatico per motivi a me e a tutto il resto della popolazione molto molto oscuri, comunque a parte gli scherzi. L'Arsenal ha dominato, ma non è riuscito a concretizzare le azioni. Pensate che il gol dell'Atletico è nato da un tentato dribbling di Welbeck che non si è concretizzato, non spazzò la palla lunga, è andata a Griezmann che da lì non sbaglia. E io voglio precisare una cosa: che dopo l'uscita dal campo di Versalico, prima di trovare un'identità tattica tale da poter contenere gli attacchi dell'Arsenal, sono passati 70 minuti, perché finché non ha fatto entrare Savic non si è riuscito a tappare il buco, perché Thomas parte lì a destra, non si può veramente vedere un centrocampista, un mediano non lo puoi mettere a destra. È come mettere un De Rossi, un Golon sulla destra, è come sparare sulla Croce Rossa, onestamente. Infatti, quando solo Savic si è fatto la difesa con quattro centrali, si è visto che l'Atletico ha aumentato di corposità in mezzo alla difesa e è riuscito a contenere gli attacchi dei Gunners. Il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti.